Benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, oggi andremo a fare il refill su me stessa. Questa volta vi lascio il medio e l'indice, dato che vi faccio vedere sempre l'anulare e il medio. Stavolta facciamo il medio e l'indice. Come vedete, infatti ho ritagliato i guanti qua per non farvi vedere, insomma, alla fine del lavoro cosa sono andata a fare. E andremo a utilizzare, come avete capito sempre dal titolo, i prodotti di Beauty Space Nails, che è solo uno, vabbè, e la maggior parte è della Femme. Quindi andremo a utilizzare questi due brand per fare questo refill su me stessa. Questa era un'unghia natalizia, vedete, ho la ricrescita, ma perché altro le potevo tenere in altro po', ma quando arriva così io me le rifaccio perché queste 3 settimane, quindi c'è una ricrescita proprio lenta, lenta. E ma perché altro le cuticole che a me mi cresce, che è una roba assurda proprio. E dopo io me le vado a ciancicà, magnà, e quindi preferisco a rifarmi il refill. Primo video dell'anno, quindi buon anno a tutti, buon 2020 a tutti e spero che quest'anno, insomma, comunque sia sempre meglio, no? Noi speriamo sempre che gli anni a venire siano sempre meglio dei precedenti, ma vedremo un po' come andrà. Quindi vi faccio tanti tanti auguri di buon anno, di buon 2020. Allora, andiamo a fare il refill. Allora, io adesso levo questo. Io adesso qua non ve sto a riprendere perché qui mi ci vorrà non so quanto tempo per levare tutti questi brillantini. Quindi io vado a fare il refill, quindi soltanto con la fresa non vi faccio vedere, ma il resto vi farò vedere tutto perché ci starò, cioè vedrete mezz'ora che starò qui a fresare i brillantini, perché con le tronchesine, ragazzi, non riesco, tante riescono anche a levarle con le tronchesine. Io, boh, non me se levano un pochetto, ma non gliela faccio. Quindi mi trovo meglio con la fresa. Quindi io intanto inizio a fresarmi. Qui vedete sporco perché mi sono fatta la mano destra, ovviamente. A fresarmi le due unghiette. E ci vediamo dopo. Eccomi qua, ragazzi. Allora, saperlo ho fatto presto, quindi non ci ho messo tanto a levarle i brillantini della palla natalizia. Che poi vedete, dovete vedere, partivene. Pim, pim, pim. E comunque ho utilizzato questa punta qui. Rose Gold di Passioni Unghie, che mi trovo che è una meraviglia. Adesso ho messo questa qui nel manipolo, questa punta qui sempre di Passioni Unghie, che è la Super Fine, che è quella meno abrasiva di tutte, per andare a livellare un po' la struttura. Allora, ragazzi, adesso invece vado a, oh, scusatemi, vado a dargli una limata, dargli un attimo anche la forma, poi dopo gli andrò a dare meglio ovviamente quando andrò a mettere il gel, e quindi ci vediamo dopo che ho limato, sennò così, ragazzi, non riesco proprio. Eccomi qua, ragazzi, allora dopo aver un attimo limato, dargli una forma, io vado a prendere questo qui, Fresh & Pure Purificante Mani. Ok, poi prendo spingi cuticole e intanto mi vado a tirare su le pelli, quindi le cuticole. Qui ho l'unghia mia sporca, quindi non è né muffa né fungo, tranquilla, dopo la vado a pulire con questa punta qua. Lo faccio dopo, quando dopo che ho messo il gel, che ho preso al Cosmoprof apposta per pulire sotto l'unghia. Quindi io adesso vado a tirarmi su un po' intanto le pelli ancora. Ecco qua, e adesso dopo aver fatto questo passaggio, allora questo lo chiudiamo, vado ad applicare questo qui della Femme, ormai lo sapete che lo applico sempre su di me, che è il Cutifix, che è il cuticolo, domani ve lo dico, è il cuticole remover, che rimuove le cuticole, quindi lo vado a mettere qua, se va un po' nell'unghia non succede niente, ragazze, questo tanto si asciuga anche. E adesso, dopo aver applicato questo, aspettiamo 3 minutini. Aspettiamo 3 minutini e poi vado sempre con lo spingicuticole a levare un po' di cuticole, poi passiamo alle punte.
Ok ragazzi, eccomi qua, 3 minuti passati ed vado con lo spingicuticole a levare un po' di cuticole, poi vado a utilizzare, che è già qui sul manipolo, l'ho messa la punta, la candela, quindi le solite tre punte, la candela, questa qui a sfera più piccolina che le alza benissimo su, e quest'altra più grande che per levigare le cuticole. Le cuticole le abbiamo fatte, io poi dopo ragazzi, quando sono andata a limare le unghie per dargli la forma, intanto ho usato anche il buffer ovviamente. Allora devo da prendere sempre il Fresh & Pure purificante mani, oh aiuto, andiamo a levare maggiormente polverina, perché adesso andiamo ad applicare i preparatori, quindi diamo un pad. Allora, quindi adesso andiamo ad applicare i preparatori. Allora, adesso riprendo, quindi vado ad utilizzare i soliti preparatori, quindi nel prep, primer e binder. Ok ragazzi, dopo aver applicato i preparatori vado a utilizzare la base alfa di Passione Unghie. Cioè nel video sì, ho scritto che comunque più che altro ho usato il brand di Beauty Spesenese e la Femme, dopo alcune cosine ovviamente di Passione Unghie, però la maggior parte di Beauty Spesenese e di la Femme. Allora vado ad applicare la base alfa e poi mettiamo a catalizzare per 30 secondi. Allora aspettate che metto qua più lontano. Ok, ho applicato la base alfa, adesso cominciamo col brand di Beauty Spesenese, che ho utilizzato solo questo per fare la struttura, Pink Milk Builder. Questo è un tisso tropico da 50 ml, gel costruttore combi Pink Milk UV e LED, gel costruttore viscosità media, rosella tiginoso, asciuga in UV 2 minuti e LED 90 secondi, solo uso professionale. Allora adesso lo apro, come vedete io comunque già l'ho utilizzato tantissimo, questo però adesso lo utilizzo solo su di me, perché con i clienti loro si trovano molto bene con Frozen Pink di Passione Unghie, e in più non brucia, c'è una bella colorazione, le mie clienti sono più che contente, invece su di me finisco meno a utilizzare anche questo. Allora adesso vado a dare uno strato sempre di scivolamento, che poi su questo prodotto qui, su questo costruttore qui, non c'è tanto bisogno, perché insomma si fa abbastanza bene. E adesso andiamo a dare la struttura, quindi andiamo a fare la bombatura e poi andiamo a catalizzare. Ovviamente faccio un dito alla volta perché comunque un po' cola. Qua ragazzi, allora la struttura l'abbiamo fatta, adesso io vado a prendere il cleaner e vado a sgrassare le mie unghie. Passo il passo il pad e adesso le vado a limare. Non riprendo ragazze perché sono veramente scomoda con il cavalletto, quindi ci vediamo dopo
che l'ho limate e passato anche poi il buffer, e così pulisco anche l'unghia sotto. Eccomi qui ragazzi, allora la struttura l'abbiamo fatta, ho passato anche il buffer, spazzolato e ho passato il purificante mani per levare maggiormente polverina. Allora, cosa andremo a fare? Non è una nail art difficilissima, è solo uno sfumato, adesso lo vedete, è una cavolata. Allora, qua su tutto il medio vado ad applicare questo qui della Femme, quindi adesso cominciamo con i prodotti della Femme. Questa è H220 che si chiama Bellatrix, che mi sta anche finendo, ve lo faccio un attimo vedere. Eccolo qua, è veramente bello. Poi nell'indice invece andremo ad applicare quest'altro colore, questo qui, che questo è l'H239, che è una specie di nude malva, roba del genere. Ok. E poi qua andremo a fare una sfumatura, quindi rimetteremo Bellatrix e andremo a sfumare verso giù. Allora, adesso quindi spacco tutto. Allora, prendiamo Bellatrix e andiamo a stenderlo su tutta l'unghia. Io andrò a dare 2/3 passate e lampada a catalizzare per 30 secondi. Ragazzi, allora ho dato 3 passate, adesso andiamo ad applicare l'altro colore nell'indice, che questo è quindi l'H239, sbatto un pochino e lo andiamo anche questo ad applicare su tutta l'unghia e andrò a dare 2 passate e poi 30 secondi in lampada. Se voi riuscite ad applicare con questo pennellino fino al giro cuticolo è meglio, se no prendete un pennello a punta fine, come vi dico sempre, e andate ad applicare poi il colore col pennello con le setole fine sul giro cuticolo, per non sbagliarvi, così coprite tutto bene il giro cuticolo e viene più preciso e più pulito. Io però con questi qui riesco, vedete, a arrivare proprio nel giro cuticola, quindi non ho bisogno del pennellino. Allora, ho dato anche la seconda passata, adesso andiamo a riprendere Bellatrix, vado a mettere il colore sopra quello di prima, lo vado a mettere più abbondante qua verso il giro cuticole. Ok, meno fino a qui. Poi prendiamo il pennello, io utilizzo sempre questo qui della Femme, questo qui per fare l'effetto, diciamo, io lo chiamo l'effetto cascata, per metterlo giù così, no? Per fare una specie di fumatura, però prima vado a coprire meglio qua col pennello, col colore che abbiamo applicato adesso, il giro cuticolo. Giro cuticolo, guarda, si vede. Allora. Ok, dopo aver fatto questo, con il pennello mi vado ad aiutare, vado a fare la sfumatura all'effetto cascata. Allora, spero che vediate. E voilà, eccolo qui. Però a me, siccome mi piace un po' di più che sopra, verso il giro cuticolo, è più, diciamo, glitterato, più colorato, no? Un po' più pieno, diciamo, ecco. E vado a dare un'altra ripassata. Sto spaccata, che pareva. I diti no, Gretta. E vado a dare un'altra ripassata. Ok. Riprendo il pennello.
un po' a ritoccare e rivado a rifare un po' le la sfumatura, diciamo. Ok, eccola qua. Si sta a parlare mio figlio, che tanto ogni volta che devo fare il video urla sempre. Ok, quindi dopo averla fatta sfumatura come ci piace di più, andiamo a catalizzare la lampada, sempre per 30 secondi. Eccomi qua. Ok, dopo aver catalizzato, io vado a prendere il lucido, uso sempre il lucido della Femme, questo qui che era dello Spheric, il Sealer Gear, ovviamente sette frequency senza sostanze nocive, come tutti i loro prodotti. E questo lucido mi piace tanto, rimane proprio lucide le unghie. E io lo metto a catalizzare per 60 secondi. Quindi le mie unghiette per questo mese qui di gennaio, eccole qua, queste quelle che abbiamo fatto adesso. E come olio cuticolo ho utilizzato sempre questo qui della Femme, che è buonissimo, che è questo qui alla ciliegia, e il lucido che ho messo prima, il Sealer Gel, non è non si sgrassa, però cioè guardate quanto rimane lucide le unghie, cioè è proprio stupendo. Mi piace molto. E quindi qui, queste qui sono le unghie di questo mese di gennaio. Io spero che vi piacciono. Se è stato così, mettete un pollice in su sotto al video. Se volete, commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi auguro ancora tanti auguri di buon anno e niente, noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao.